Maria, non facessi di male, ma cara mosca, vai, per favore! Non è vero! Non è vero, l'ho sentito io! Vostro marito è reo confesso! L'altro giorno, mentre mi ero affacciato dalla finestra, cosa che dà sul vostro terrazzo, ho sentito chiaramente vostro marito che diceva: passato! Passato, brutto cara di cunnizza! Mi sto sbuttando tutti i giorni! Su me, uno per giù, non ti tenere attaccato, io che faccio? Tu non mi una bella palla di veleno e ti faccio cremare! E ha mantenuto la parola, ha mantenuto! Donna Concetta, io l'ho visto con gli occhi miei! Ogni notte lui e il suo servo Peppino che gli facevano la posta seduti sul tetto della casa! Sì! Poverino, poveretto bestiolino! Che premeditazione, che cinismo, che cinismo! Ah, ma anche lui, anche il vostro servo dovrà fare i conti con noi! Ah, dovrà fare i conti con noi, perché anche lui lo odiava a causa di un morso che questi gli ha dato, mentre costui lo stuzzicava! Ma non male, che mi sono detto, c'è chiaro, non per sgonfiare il numero! Virano il nuvole, ufo, i quadri di plastica! Cacacacci mio marito, ora guardate direttamente qui! Gracias.
bene, voi non lo dite, per non sottare anche la gente, dovete non sottare. Se nero. Se nero, se nero. Guarda, io per non mi rilecchio, io me ne sono magari da sta casa. Ma non mi chiede cosa, che se sono una famiglia di papazzi. Anzi, mi restano i numeri. Sei di qua. Senti, Peppino, stasera mi avevamo 200 giocate. Ma tu mi hai buttato la mossa, no? No, a settimana vi vincerete. Cosa te sta capito? Ma tagliate che c'è qua? Tagliate che c'è qua, signore me? Un bacione, un bangolotto? Che si oga tutti i so sotte, non stesso so bangolotto. Ma non me la vuoi?